Shalom a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a guardare la seconda parte dello studio che abbiamo iniziato le volte scorse e che riguarda appunto il saper vedere e l'importanza appunto di saper vedere e di vedere a livello spirituale anziché carnale. Dobbiamo imparare a vedere e a vederci come Dio vede e ci vede, affinché possiamo vivere la profondità e non l'apparenza o la superficie, ovvero ciò che sembra ma che non è. Quindi il Signore vuole aprirci gli occhi e la mente e per farlo, per cercare appunto di comunicarvelo, il Signore mi ha portato a leggere Seconda Re, capitolo 6, versetti dall'8 al 23. Qui la parola di Dio parla di una storia, di un episodio che realmente è accaduto e che è veramente uno dei più belli e di quelli che toccano di più il mio cuore, perché appunto riguarda il fatto di non vedere all'apparenza, di non basarsi soltanto su quello che vediamo all'apparenza, ma di ricercare la profondità, di ricercare appunto la visuale dalla prospettiva di Dio, che è quella che conta, che è quella che ti porta poi a vedere la verità e la realtà effettiva di quello che sta accadendo intorno a noi. Il titolo di questo paragrafo è I Siri colpiti di cecità. Invece di reggervelo tutto di fila, preferisco comunque fermarmi ogni versetto, comunque ogni qualvolta la parola di Dio tocca dei punti specifici per appunto capire bene l'episodio, capire bene cosa sta succedendo e per aver chiaro appunto tutta la panoramica, tutta la situazione, perché delle volte se leggiamo tutta una storia senza fermarci, senza riflettere, ci passa di mente, perché questi versi io l'ho letti diverse volte, però non mi hanno mai toccato come una volta in specifico, quando veramente il Signore, lo Spirito Santo mi ha aperto gli occhi per capire, per comprendere ciò che mi voleva dire attraverso questo scritto. Si parte dal versetto 8 che dice: «Mentre il re di Siria era in guerra contro Israele, consultandosi con i suoi servi disse: "Il mio accampamento sarà nel tal posto". Quindi qui possiamo capire che il re di Siria stava muovendo guerra contro Israele e stava organizzando un po' tutta la guerra, tutta la battaglia che voleva fare, appunto, che voleva muovere contro Israele. E disse ai suoi servi, quindi anche al suo esercito, l'accampamento, il nostro accampamento deve essere in quel tal luogo. Stava organizzando proprio il piano di attacco contro Israele. Allora l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i Siri. Qui l'uomo di Dio si sta parlando di Eliseo. Quindi all'epoca, ma anche oggi, i profeti comunque venivano chiamati gli uomini di Dio, comunque coloro che avevano un certo tipo di rapporto con Dio molto profondo. E accadde appunto che l'uomo di Dio, Eliseo, andò dal re di Israele ad avvertirlo, a dirgli: guarda che l'esercito dei Siri, del re di Siria, sta venendo contro di te, quindi contro Israele. Quindi stai attento, perché in quel preciso posto stanno scendendo i Siri. Quindi Dio parla ad Eliseo ed Eliseo va dal re di Israele ad avvertirlo, e non lo avverte in modo generico, gli dà proprio i dettagli, gli rivela il luogo preciso dove i Siri avrebbero attaccato. Perciò il re di Israele mandò gente verso quel luogo che l'uomo di Dio gli aveva indicato e di cui l'aveva messo in guardia. Così egli mantenne in quel luogo vigilanza, e ciò avvenne non una o due volte soltanto. Quindi bellissimo vedere appunto, da qui possiamo comprendere che ogni qualvolta il re di Siria voleva attaccare il popolo di Israele, l'Eterno avvertiva Eliseo, l'uomo di Dio, e Eliseo avvertiva il re di Israele. Quindi ogni piano che il re di Siria muoveva contro Israele era sventato. Bellissima questa cosa. E appunto ciò avvenne non una o due volte soltanto.
Nel verso 11 sta scritto: molto turbato in cuor suo per questa cosa, il re di Siria convocò i suoi servi e gli disse: non sapete dirmi chi dei nostri parteggia per il re di Israele? Quindi questa è una cosa comprensibile, perché il re di Siria, dopo che vedeva i suoi piani essere sventati non una o due volte soltanto, iniziò a farsi qualche domanda e pensò appunto che ci fosse una spia tra il suo esercito, perché a quei tempi appunto c'erano varie strategie di guerra, c'erano le spie, quindi persone che sembravano far parte di un esercito quando invece riportavano delle informazioni preziose all'altro esercito, all'esercito appunto che nemico, no? Uno dei suoi servi rispose: nessuno, o re mio signore, ma Eliseo, il profeta che è in Israele, fa sapere al re di Israele persino le parole che tu dici nella camera da letto. Quindi questa è una cosa bellissima, perché il re di Siria chiese ai servi se ci fosse comunque una spia, se qualcuno che era nel loro esercito riportasse delle cose al re di Israele, perché umanamente tutti faremmo il solito ragionamento. La cosa bella appunto è che i servi del re di Siria gli dicono: guarda che non c'è nessuna spia, non c'è nessuno che riferisce al re di Israele le cose nostre, ma c'è l'uomo di Dio, il profeta di Dio, che Dio ha dato al popolo di Israele. A lui viene rivelato comunque anche le cose segrete che tu dici nella camera da letto. Quindi è un qualcosa di bellissimo. Possiamo comprendere che qualsiasi cosa noi possiamo fare contro l'Eterno, l'Eterno rivela i suoi segreti ai suoi profeti. Da qui già vediamo il soprannaturale che entra nel naturale, perché il re di Siria si fa delle domande, ma la risposta che riceve è prettamente soprannaturale, perché non c'è uomo, non c'è spia, non c'è persona che sta macchinando contro di lui, ma c'è l'Eterno che rivela i suoi segreti ai suoi profeti, quindi in questo caso ad Eliseo. E quindi ogni piano, ogni cosa che il re di Siria poteva meditare non serviva a niente, era sventata. Allora il re disse: andate a vedere dove si trova, perché lo possa mandare a prendere. Cioè il re chiese dove fosse Eliseo, perché lo voleva prendere, lo voleva uccidere. E gli fu riferito: ecco, si trova a Dotan. Così il re vi mandò cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. Quindi immaginatevi Eliseo che stava appunto in questa città di notte, quindi si presume che dormisse. E arriva questo grande esercito contro di lui per ucciderlo. Quindi gli eserciti di un tempo erano anche veramente spaventosi. C'erano carri, cavalli, cioè un grande esercito sta scritto. Quindi una grande moltitudine di guerrieri contro una persona, contro Eliseo. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì. Ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse ad Eliseo: ah, cosa faremo, mio signore? Qui possiamo comprendere che comunque, allora, i profeti dell'Eterno avevano sempre comunque un servo, avevano molto spesso una persona che li aiutava a portare avanti ciò che Dio, la chiamata che Dio gli aveva dato. Sappiamo, leggendo la storia di Elia, che Eliseo a suo tempo fu il servo di Elia. In questo caso Eliseo aveva un suo servo, una persona che comunque stava con lui, che abitava con lui, che lo aiutava comunque nello svolgimento appunto del suo ministero, diciamo. Si può comprendere la paura che aveva il servo di Eliseo. Perché? Perché uscì di casa e si vide intorno a lui un esercito, carri, cavalleria e quant'altro. Quindi è normale, diciamo, se questa cosa viene vista a livello carnale, che avesse paura, perché tutti noi penso avremmo paura se vedessimo un esercito contro di noi. E gli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. E qui una frase, sì, una bella frase, però immaginatevi il suo servo, il servo di Eliseo. Eliseo gli dà questo incoraggiamento, gli dice: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro.
sì, va bene, lo poteva anche comprendere magari, però capite che lui stava vedendo con gli occhi umani, con gli occhi carnali, quindi lui non, magari non gli interessava neanche tanto le parole che Eliseo poteva dire, ci poteva anche credere, però era sempre un credere in parte, quindi lui sì, magari aveva creduto alle parole che Eliseo gli aveva detto, però sta di fatto che intorno a loro c'era un esercito, quindi immaginatevi la scena, immaginatevi anche nel modo, immedesimatevi nel modo di ragionare del servo di Eliseo. Poi Eliseo pregò e disse: «O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere». L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide, ed ecco il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco tutto intorno ad Eliseo. Penso che questo sia uno dei versi più belli della parola di Dio, perché Eliseo prima gli dà una parola al suo servo, al suo giovane servo, e gli dice: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro, che ci stanno muovendo guerra. Ma poi Eliseo non si ferma, probabilmente vede la paura che comprensibilmente era negli occhi del suo servo, del suo giovane servo, e decide di pregare. Quindi pregò e appunto disse: Signore, ti prego, apri i suoi occhi. E in quel momento gli occhi del giovane si aprirono e il giovane vide nello spirito ciò che veramente era intorno a loro. Il suo sguardo non era più focalizzato sull'esercito che stava muovendo guerra contro lui e contro Eliseo, ma era focalizzato sull'esercito dell'Eterno che era con loro per affrontare, per contrastare la guerra che l'esercito del re di Siria stava muovendo contro di loro. Quindi questo è comunque uno dei versi che probabilmente ha più parlato fino ad oggi al mio cuore e che comunque ci dà una chiave di svolta, che è quella appunto di non vedere più con gli occhi carnali, con gli occhi umani, le situazioni, i problemi, ciò che ci circonda, ciò che ci viene mosso contro, ma appunto focalizzare il nostro sguardo e iniziare ad imparare a vedere in modo soprannaturale, con gli occhi di Dio, con gli occhi dello Spirito. È questo che ci cambia poi la visuale di ciò che vediamo. Le cose viste dalla prospettiva di Dio hanno veramente una valenza diversa, perché l'apparenza dice una cosa e oggi nel mondo c'è tanta apparenza, quindi questa immagine che ognuno dovrebbe avere, l'immagine perfetta sui social, su tante cose, però noi dobbiamo concentrarci appunto sul vedere a livello spirituale ciò che ci circonda, perché è in questo modo che non saremo spaventati, che la paura non prenderà possesso di noi, è in questo modo che potremo avere il coraggio di dire: chi sei tu? Chi sei tu, o monte? Davanti a me diventerai pianura. E adesso continuiamo a leggere, sta scritto: come si riscendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: ti prego, colpisci questa gente di cecità. Ed egli li accecò, secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: non è questa la strada e non è questa la città, seguitemi e io vi condurrò dall'uomo che cercate. Quindi li condusse a Samaria. Quando giunsero a Samaria, Eliseo disse: o Eterno, apri loro gli occhi perché vedano. L'Eterno aperse loro gli occhi ed essi videro. Ed ecco, si trovavano dentro Samaria. Quando il re di Israele li vide, disse ad Eliseo: padre mio, li devo uccidere? Li devo uccidere? Egli rispose: non ucciderli. Uccideresti forse quelli che hai fatto prigionieri con la tua spada e col tuo arco? Metti loro davanti pane e acqua affinché mangino e bevano e poi ritornino dal loro signore. Allora egli preparò per loro un grande banchetto. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, li congedò ed essi ritornarono dal loro signore. Così le bande dei Siri non vennero più a fare incursioni nel territorio di Israele. Questo è bellissimo, perché anche come Dio vede le cose. Intorno ad Eliseo e al suo servo c'era un esercito pronto a combattere per loro, per salvarli. Quindi subito ci immaginiamo la scena come se l'esercito dell'Eterno va e uccide l'esercito del re di Siria. Invece no, in questo caso
l'Eterno ha veramente stravolto ogni concetto appunto di guerra, perché sì, li ha fatti prigionieri all'esercito dei Siri, però li ha anche risparmiati, e risparmiandoli poi ha decretato e ha stabilito la salvezza di Israele, perché poi alla fine l'esercito dei Siri non mosse più guerra contro il popolo di Israele. E questa è una cosa bellissima, perché già ci pone sul pensiero di Gesù, perché anche Gesù alla fine predicava: fate del bene a quelli che vi odiano, benedite chi vi maledisce. Quindi stavano entrando in un sistema di ragionamento che è poi il sistema di Gesù. Quindi questo modo di ragionare, questo modo di aver vissuto questo episodio, ci riporta anche a come Gesù agirebbe oggi. Adesso vorrei leggervi ciò che ho scritto e che lo Spirito Santo mi ha dato modo di riflettere appunto su questo verso, su questo paragrafo, e spero che possa edificare ognuno di voi. Nei tempi in cui viviamo dobbiamo assolutamente vedere come vide Eliseo. Dobbiamo vedere sempre di più a livello spirituale e sempre meno nel materiale barra carnale. Vedere e vivere a livello spirituale non è qualcosa che si può imparare. Non si vive lo spirito imparando, studiando, conoscendo teorie ideologiche e religiose del mondo. Per vivere lo spirito dobbiamo semplicemente essere pronti a viverlo e a vedere attraverso di esso. Dobbiamo prendere consapevolezza che più viviamo e siamo concentrati nella carne, più non riusciremo a vivere nello spirito. Questa è una chiave molto importante, perché se siamo concentrati su ciò che vediamo con gli occhi carnali, non siamo concentrati sul vedere con gli occhi spirituali. Se siamo concentrati sulle cose della carne, è logico che non saremo concentrati sul Signore, sul regno di Dio. Una cosa importante che lo Spirito Santo una volta mi disse è appunto quella di non far tornare, non permettere alle mie azioni, comunque alle mie parole, di attirare verso la carne i ministri di Dio. E questa è una cosa molto importante, perché noi abbiamo una responsabilità, e la responsabilità, come c'è anche scritto in diversi versi della parola di Dio, è appunto di non portare a sfiancamento i propri leader, i propri ministri, i propri conduttori, ma cercare appunto di aiutarli a rimanere in una condizione spirituale, in una visuale spirituale, perché se i nostri ministri vedono come vedeva Eliseo, quindi a livello spirituale, allora potranno condurci anche a livello spirituale. Ma se noi con le nostre storie, con i nostri problemi, con il nostro modo di ragionare e di sfiancare delle volte i ministri, li attiriamo nella carne, il loro modo di condurci poi sarà attraverso la carne, e questo non gioverà né a loro né a noi, come sta anche scritto nella parola di Dio. Quindi non c'è più tempo, veramente basta pensare alla nostra vita, basta pensare a quello che comunque ci serve, basta pensare a noi stessi in modo egoistico, in modo egocentrico. E basta dire: io ci lavorerò, io mediterò, io mi metterò davanti al Signore, io cercherò di superare, cercherò. Basta, cioè Dio ci perdona, Dio, se ci ravvediamo veramente, ci perdona oggi, però oggi ci dice a me e a te: vai e non peccare più. E questa è una cosa veramente importante che dobbiamo comprendere, perché non c'è veramente più tempo. Dobbiamo cercare di vivere la vita spirituale, la vita di Dio, e fare la sua volontà a 360 gradi. Dobbiamo veramente prendere a cuore quello che Dio ci sta dicendo, e dobbiamo veramente cercare di vivere il suo spirito, il suo regno e tutto ciò che riguarda Lui, senza più pensare appunto a noi stessi, senza più rimandare. Ci sono certe cose che dobbiamo affrontare passo dopo passo, ma questa non deve essere una scusa per rimandare o per dire: affronterò domani. Dio ci chiama ad affrontare oggi, perché non sappiamo né il giorno né l'ora in cui Gesù tornerà. Quindi noi siamo chiamati ad agire e a pensare appunto a livello soprannaturale celeste, a livello spirituale, e questo significa appunto oggi.
oggi lasciare la propria vita ai piedi della croce di Dio e prendere la sua croce, la sua vita in noi. Quindi per questo video è tutto, spero che possa essere servito comunque di esortazione, di riflessione ad ognuno di voi, come è stato per me. Sicuramente ci rivedremo in un prossimo video. Shalom a tutti e a presto.